Scegli Coconato Automobili. Scegli l'affidabilità di Volvo e Porsche. Coconato Automobili. Vende vetture fuoristrada nuove e aziendali, con officina specializzata, vettura sostitutiva e noleggio a breve e lungo termine. Coconato Automobili ospita la gentile clientela nella propria sede, in Contrada Santa Lucia Corigliano. www.coconatoautomobili.com. È stato presentato nel protoconvento francescano di Castrovillari il libro che raccoglie luoghi, personaggi e fatti che hanno riguardato il ruolo del capoluogo del Pollino e dei castrovillaresi nelle vicende che hanno portato all'unità d'Italia, scritto da Antonio Sitongia, edito dal Comune. Quali sono i castrovillaresi che hanno contribuito all'unità d'Italia? Per la verità ce ne sono moltissimi, tra gli intellettuali ed anche tra la classe popolare, il clero, sia regolare che... E le figure più importanti sono Giuseppe Pace, Carlo Maria Loccas, Raffaele Salerni, ce ne sono moltissimi. Eppure anche della classe popolare, moltissimi, io ne ho censiti forse 140, che in vario modo hanno dato contributo, perché hanno combattuto con Garibaldi al Volturno, e comandati dal colonnello Pace, che come sapete qua questa... Il luogo dove ci troviamo è la caserma che è stata intitolata a lui, quindi ce ne sono parecchi. Io ho voluto fare con quest'opera una cosa che interessasse prevalentemente Castrovillari. Oltre all'autore erano presenti il presidente del Parco Nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra, il sindaco di Castrovillari, Franco Blaiotta, l'assessore alla pubblica istruzione, Rosalia Vigna, e il docente di storia dell'arte nei licei, il professor Mario Vicino. Quali sono gli artisti che hanno rappresentato l'unità d'Italia da Quarto al Volturno che lei ci propone in questo incontro? Sono tre. Andrea Cefalì da Cortale, che ha combattuto nella battaglia del Volturno, Antonio Migliaccio, anche sindaco di Girifalco, e l'altro Eugenio Tano di Marzi, nei pressi di Rogliano, provincia di Cosenza. Si sono distinti per il carattere particolare che hanno impresso nelle loro opere con la vivacità dei colori, segno della passionalità che li ha caratterizzati, ma è fondamentale sottolineare che al ritorno nelle loro cittadine hanno avviato significati di promozione culturale attraverso apertura di scuole per far migliorare la qualità della vita del popolo calabrese. Per il sindaco Blaiotta la pubblicazione di Sitongia dimostra come Castrovillari è stato uno dei centri più importanti del risorgimento calabrese, e significativo fu il contributo che diede all'unità d'Italia con la partecipazione della borghesia cittadina, del popolo e anche di alcuni rappresentanti del clero. È una testimonianza che abbiamo voluto lasciare a ricordo dell'impegno straordinario che la città di Castrovillari ha vissuto al momento dell'unità d'Italia. Castrovillari è stato uno dei centri più attivi di tutta la Calabria, del nostro risorgimento. Una figura su tutte, quella di Giuseppe Pace, eroe garibaldino, che è condannato a morte poi a 30 anni, poi all'esilio in Inghilterra, poi primo deputato al Parlamento nazionale a Torino e a Firenze, che morì giovanissimo. Una testimonianza straordinaria insieme a quello di Carlo Maria Loccaso, ma di tanti altri che hanno contribuito in modo determinante a far sì che la Calabria insorgesse per realizzare i valori della libertà, i valori dell'idea di patria, che in queste città hanno trovato accoglienza nelle classi borghesi, ma anche tra il popolo e finanche in alcuni rappresentanti del clero.